a young member of the Catholic Professional Society. Papa Francesco è a Timor-Est, terza tappa del suo viaggio apostolico nel sud-est asiatico e in Oceania. La sua visita ha lo scopo di incoraggiare la ripresa del paese dopo il sanguinoso conflitto ventennale per l'indipendenza e di celebrare il suo sviluppo dopo due decenni di libertà dal dominio indonesiano. Circa il 98% della popolazione, pari a 1.300.000 abitanti, è cattolico. Martedì Francesco celebrerà una messa alla quale dovrebbero partecipare circa 700.000 persone. Il pontefice resterà a Timor-Est per 3 giorni. A nome personale e dell'intera regione siciliana esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del segretario generale della presidenza della regione Maria Mattarella. In questo momento di dolore, desidero rivolgere un pensiero affettuoso ai suoi figli, Giovanni e Piersanti, e a tutti i suoi familiari, a cui va il nostro sincero abbraccio. Lo afferma il presidente della regione siciliana Renato Schifani. L'avvocato Mattarella, prosegue il presidente, è stata un esempio straordinario di professionalità, garbo e dedizione al lavoro. Il suo ruolo di segretario generale della regione è stato caratterizzato da una profonda competenza e da un impegno ineguagliabile. La sua dolcezza d'animo e la serenità, che riusciva a trasmettere nonostante le difficoltà della vita, resteranno impresse nei nostri cuori. Maria Mattarella ha servito fino all'ultimo con dignità e dedizione la nostra terra, lasciando una testimonianza esemplare di amore per le istituzioni e per la comunità siciliana. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore, ricordandola con affetto e ammirazione. Un prelievo multiorgano è stato eseguito nell'ospedale San Marco di Catania su una donna deceduta a causa delle ferite riportate nel corso di un incidente. Gli organi prelevati sono fegato, reni e cornee. Il delicato intervento è stato possibile in virtù della consolidata e stretta collaborazione tra l'azienda ospedaliero universitaria G. Rodolico, San Marco e l'ISMET di Palermo, che nell'anno in corso ha già consentito il prelievo di 14 organi, sempre in accordo con il Centro Regionale Trapianti. Dopo aver verificato l'idoneità della donatrice, i medici palermitani, con la collaborazione dell'anestesista Linda Guglielmino e del personale del complesso operatorio del San Marco, hanno effettuato il prelievo del fegato e dei reni, mentre le cornee sono state prelevate dall'equipe oculistica dell'ospedale San Marco. L'accertamento della morte cerebrale è stato eseguito dalla commissione medica composta dal medico di direzione medica Maria Luisa Maniglia, dal rianimatore Luisa Zanghi e dal neurologo Salvatore Lofermo, supportati dal tecnico di neurofisiopatologia Giulia Cupitò. Un sincero e caloroso ringraziamento va alla famiglia della donatrice, che non ha fatto mancare il suo convinto sostegno ad un gesto che permetterà ai riceventi di guardare al futuro con ottimismo e speranza. Nei giorni scorsi i militari della compagnia di Piazza Dante, nell'ambito dei controlli congiunti con i carabinieri del NAS, hanno denunciato i titolari di 3 ristoranti di pesce, tutti ubicati nella zona pescheria del centro cittadino, ritenuti responsabili di frode in commercio, oltre che di alcune violazioni nel settore igienico-sanitario. Durante l'attività ispettiva all'interno della prima attività commerciale, i carabinieri hanno accertato non solo che non erano state compilate le tabelle relative alle temperature a cui i cibi vengono conservati, ma anche che il processo di congelamento era stato effettuato con procedure non regolari ed all'interno di apparecchiature refrigeranti non idonee. In virtù di tale violazione, la merce, ben 40 kg di prodotti ittici, è stata sequestrata penalmente perché ne sarebbe rischioso il consumo, in quanto i probabili sbalzi termici a cui è stata sottoposta potrebbero averne compromesso la qualità e la salubrità. Anche presso il secondo ristorante controllato, i carabinieri hanno contestato al titolare, un 59enne del luogo, la frode alimentare perché serviva ai clienti alimenti decongelati, spacciandoli per freschi. Infine, nel terzo locale ispezionato, sono stati sequestrati e distrutti 18 kg di pesce non idoneo al consumo, in quanto privo di tracciabilità, requisito obbligatorio per tutte le aziende alimentari dell'Unione Europea, che consente di tracciare il percorso degli alimenti in tutte le fasi di produzione, lavorazione e distribuzione, a tutela dei consumatori. In quel laboratorio di preparazione delle pietanze, inoltre,
I militari dell'arma hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie derivanti dalla presenza di blatte e altri insetti striscianti. Santa Messa a Sferro il 7 settembre 2024. Affinché con le nostre preghiere affidiamo a Dio il nostro desiderio di sollevarci da questa grave crisi, con l'auspicio che i cuori si aprano e le menti si illuminino. Già si intravede un'impennata vertiginosa dei prezzi al consumo di tutti i prodotti agricoli, in quanto questi saranno necessariamente importati, causando un impoverimento delle famiglie siciliane. Senza escludere il tentativo di speculazione di alcuni, alla fine di quest'anno moltissimi produttori, agricoltori e allevatori si verranno costretti a soccombere e chiudere le proprie aziende o a ridurre le linee produttive, con un danno all'economia siciliana di oltre 4 miliardi di euro, per non parlare dell'aumento della disoccupazione nel settore. È stato magia, è stato incredibile poter assaporare queste parole, queste canzoni cantate qui, hanno assunto un senso diverso, ancora più bello, più magico, perché questo contesto rende tutto più magico e soprattutto il percorso è stato bello, è stato proprio intrecciato e è una grande soddisfazione quando è come se nascesse tuo figlio, no? E poi lo metti al mondo e lo fai conoscere questa creatura, insomma, al mondo. Un po' questo è Futura, insomma, questo è quello che noi ci dobbiamo augurare e sperare, questa rilettura al femminile che abbiamo fatto, che è una cosa incredibile, unica. Sono felicissima e orgogliosa che questo progetto stia avendo così tanta luce sopra di sé, quindi luce, lucius, lucio. Sì, ho voluto fortemente inserire questo evento, direi un evento unico qui per la prima volta al Teatro Antico di Taormina, un evento, un progetto tutto al femminile, la Women Orchestra con Lidia Schillaci in Futura, Donne per Lucio, un omaggio a Lucio Dalla, il grande artista italiano conosciuto in tutto il mondo, ed è stato un grande successo per la prima volta qui al Teatro Antico e ne siamo veramente orgogliosi e soddisfatti. Questo progetto, Futura Donne per Lucio, ha veramente qualcosa di speciale perché è il primo che abbiamo portato in scena a partire dall'anno scorso, dove abbiamo messo insieme proprio la band pop, quindi chitarra, batteria e basso elettrico, insieme alla nostra orchestra sinfonica. E, insomma, è bello vedere dialogare il mondo dell'elettronico proprio con gli strumenti, gli archi, i fiati, e creare questo dialogo magico. Le previsioni meteo di Globus Television per martedì 10 settembre 2024. Tempo a tratti instabile sulla regione. Giornata contraddistinta un tempo instabile sulle coste settentrionali con rovesci temporaleschi a tratti intensi, più sole altrove. Temperature massime fino a 32 gradi, valori notturni stazionari. Venti da nord mari, mar Tirreno molto mosso, mare Ionio da molto mosso a mosso, stretto di Sicilia da molto mosso ad agitato.